Cosa gli hai fatto a questi qua? Niente. Io ce l'ho. Non devi metterle così quando sono storte. Perché no? Le ha raddrizzate. Pesca. Non ce l'ho. Strofi. Una, due. Una, due e passo. Questa è la Sofia. Questa mamma Sofì, quanto mangiavi, signor? Ma che guance. Anche questa da chi? Questa qua della Nicola è proprio bella. Che qua dorme, guarda che... Ah, come sbadiglia, Sofì! Bella, questa qua volevo farla ingrandire io. Questa qua. Sbadigliando. Questa è un po' mossa. Io stavo piacendo. Questo sono venute proprio bene le foto di mamma, questo qua. Dentro è mio. L'ho fatta io quella, Non erano le foto di Nicola? Sì. Quella è bella, guarda che bella questa. Quelli di Viola, ma invece sono miei. Non sono riuscito a farle neanche una dove tutte e due guardano nello stesso punto. O c'è Nicole con la faccia in su e Sofia che guarda giù, o viceversa. Sì, questa è bella. Da questa Nicole hanno tanti. Era il compleanno dei 3 anni questo, sì. Una che... Ah, questa qua. Tira qui vicino a ridere, guarda l'altro. Vedi, anche questa è venuta un gran bella. Bella anche questa. È di varie espressioni. Io già avevo Bucoschina quando l'aveva prestata. Sì, te l'aveva prestata per le fotografie perché è la sua, guarda chi gliela tocca. Questa qua è proprio bella, eh. Ah, c'è gioia. Oh, guarda questa con il cavallino che gira una paperetta. Vai gan, che maniera che ha lei. Mamma, questa qua con i brillantini. Sì, stavate soffiando le stelline d'argento. La Nicole te l'aveva messo sul naso. Cos'è? Sono i quali di mais. Buongiorno, non ci siamo ancora visti stamattina. Sentivate la voce di sottofondo, però non ci siamo ancora visti. La zia ha tirato fuori le fotografie perché Sofia ha notato che in casa sua ci sono appese le foto di tutti, tranne che le sue. Allora diceva, la zia ha la foto della mamma di quando era piccola, ha la foto di Nicole di quando era piccola, della Rihanna, ha fatto l'elenco di tutti, e perché la mia non c'è? E la zia l'ha detto perché tua mamma non me le ha stampate. Però a me sembrava di avergliene stampata qualcuna. Infatti è andata a recuperare l'album e lei ha gli album divisi per nipoti, ha l'album di Nicole, ha l'album di Viola, ha l'album di Sofia. Infatti a me sembrava di averle stampato un po' di fotografie. Siamo fermi a un paio di anni fa come stampa, perché in effetti recenti non ne ha. Sono tutte da quando è nata fino a quando aveva un paio d'anni. Quindi sul fatto che recentemente non gliene ho stampate ha ragione. Sul fatto che non ne ha, no, un po' ne ha. Allora ci siamo messi a guardarle, a me piace tantissimo guardare le fotografie, veramente veramente tanto. E non mi piace tenerle sul computer, a me piace averle stampate da sfogliare, perché poi sul computer non le guardi mai, rimangono là. È vero che ne abbiamo di più e abbiamo la possibilità di scattarne tante, quindi avere una probabilità più alta di avere delle foto belle, perché stampandone tante, non è che dici ne stampo una, se viene male sono fregato. Qualcuna che viene bene c'è per forza. Solo che a me piace averle da sfogliare, quindi io le stampo. È un po' che non le stampo, quello è vero. Volevo provare a comporre un fotolibro, perché almeno non si perdono le fotografie perché rimangono stampate sopra. Solo che a me piace tenere i biglietti d'ingresso, gli scontrini e infilarli all'interno dell'album. Infatti a me non piacciono gli album con le tasche in cui inserire le fotografie. A me piacciono quelli con le pagine con sopra la pellicola, perché così almeno io metto tutto quello che voglio sulla pagina e poi copro con la pellicola. Quindi posso mettere dentro scontrini, il tovagliolo di carta di dove siamo andati a mangiare il gelato, E mi piace fare più uno scrapbooking, più che proprio un album fotografico con le tasche in cui inserire le fotografie. Infatti sono orgogliosissima di come è venuto l'album fotografico di quando siamo andati in vacanza a Parigi. Nel 2013 siamo andati, agosto 2013, con Nicole. Sì, eravamo solo noi tre perché Sofia è nata l'anno dopo.
E a me piace tantissimo guardare quelle fotografie. È una vacanza che mi è piaciuta proprio tantissimo. È stata una bella vacanza. Era la prima vacanza tutti e tre insieme. E sì, ho proprio un bel ricordo. Ho lasciato proprio il cuore a Parigi. Un po' perché oggettivamente Parigi è bellissima, un po' perché eravamo noi tre a Parigi. Sì, ci ho lasciato proprio il cuore a Parigi. Tornerei volentieri. Infatti, anche a Mauri è piaciuta tantissimo e vorrebbe ritornare. Gliel'ha detto a Sofia che qualche volta torniamo a Parigi, così la vede anche lei perché lei non c'è mai stata. Adesso mi ha chiamato la nonna dicendomi che l'infermiera, quella che deve farle la terapia, la TENS, le ha detto che oggi non c'è, quindi oggi la TENS salta, però ha la ginnastica con la fisioterapista alle 12:20, quindi stamattina ne approfitto, ribalto casa e devo anche finire di stirare e mettere via la montagna di vestiti che ho stirato ieri sera. Ieri sera ho stirato fino a mezzanotte e 20. Poi mi sono rifiutata di mettere i vestiti al loro posto, ho detto no, lo faccio domani perché veramente crollo, non ce la faccio più. Quindi adesso ho tutti i vestiti che ho stirato ieri da mettere via e finire di stirare. Vediamo in che ore sono? Sono le 9:30, 9:20. Vediamo in un paio d'ore quanto riesco a fare, che volevo anche lavare i pavimenti. Ero stra in orario, puntualissima. Ero già arrivata sotto casa di mia nonna e mi sono accorta che avevo lasciato il telefono a casa. Fantastico. Vabbè, già che sono tornata a casa, vi faccio vedere che ho finalmente rimesso, esposta in casa, due fotografie a proposito del fatto che a me piacciono un sacco le fotografie, non troppe in giro per casa, cioè magari due o tre stampate un po' più grosse, però non troppe cornicette in giro piene su mobili, robe varie. Una foto è questa, che in realtà era colori, ma io l'ho fatta stampare in bianco e nero, ce l'avevamo già appesa nella casa vecchia e risale a lontano 2000. Allora, qui eravamo al compleanno dei 18 anni di Ilaria. 2008, gennaio 2008, mamma, come eravamo giovani. Figaccissimi. E questa qua invece è la Nicole, che era piccolina, piccolina, aveva 6 mesi forse qua, ed è bellissima questa foto. E l'ho messa qua sopra la libreria, che io odio, così tutta incasinata. Cioè, l'ho anche messa in ordine, però con tutto a vista così a me non piace perché mi dà sempre l'idea di disordine. Mi piacerebbe chiuderla tutta. Comunque sono contenta di aver rimesso finalmente esposte le due fotografie. Mancherebbe quella di Sofia, che noterà sicuramente e ci farà notare anche a noi, come l'aveva già notato stamattina a casa dagli zii, che ci sono le foto di tutti, tranne che la sua, poverina, lei è l'ultima arrivata. Quindi adesso riparto all'avventura, vado dalla nonna che mi sta già aspettando, perché da quello che ho capito mangiamo tipo come in ospedale. Alle 11, mezzogiorno meno un quarto, perché io alle 11:30 ero già sotto casa sua, ma sono dovuta tornare indietro a recuperare il telefono. E quindi mangiamo in fretta perché dopo deve andare a fare la ginnastica e preferisce mangiare prima, visto che oggi può. Alla fine stamattina ho deciso di ottimizzare quell'ora e mezza disponibile che avevo e di lasciar stare i vestiti da mettere via stirati e lo stiraggio. Quindi ho ancora i vestiti da mettere via e quelli non stirati da stirare, però almeno sono contenta perché sono riuscita a lavare tutta la cucina, aspirare e lavare il pavimento di tutto ingresso cucina e zona giorno, che non è poco. Beh, considerando che avevo solo un'ora e mezza, e in più ovviamente prima di lavare ho dovuto riordinare tutto il casino che avevano lasciato in giro le bambine da ieri sera, che non avevo sistemato. Quindi un po' di robe da sistemare e il tempo passa. Comunque sono soddisfatta perché almeno la zona giorno è perfettamente a posto. Oggi è una giornata di quelle proprio da dimenticare, con l'orologio sotto al sedere proprio, perché ho tutto incastrato, un sacco di cose da fare e devo ancora sentire Mauri per che ora torna dal lavoro, perché
Oggi pomeriggio ho appuntamento a Luna con Egizia, la suocera di mia zia Stefi, per andare da IKEA perché deve cambiare una scrivania e ha bisogno di una mano perché giustamente non riesce a caricarla e scaricarla dalla macchina da sola. Quindi dobbiamo andare da IKEA e già che siamo lì prendiamo i regali di compleanno per Nicole e per Viola, che compiono gli anni settimana prossima tutte e due. Io spero che rientriamo in fretta da IKEA, perché poi alle 5 più o meno torna mia zia Stefi dal lavoro e visto che ieri era il suo compleanno ma non c'era a casa, oggi porta i pasticcini per tutti. Quindi alle 5 siamo dalla Stefi per mangiare i pasticcini per il suo compleanno. Poi io alle 6 ho la riunione all'asilo, quindi devo... Tra le 5 e le 6 dobbiamo festeggiare il compleanno della Stefi. Io devo portare le bambine a casa, vedere prima ovviamente se Mauri è a casa per quell'ora oppure se le devo lasciare a mia suocera. Io devo riscappare all'asilo per le 18. E in tutto ciò io vorrei anche riuscire a farmi una doccia questo pomeriggio. My God, my God. Per questa sera... Brava, io sono organizzata, quindi ho tirato fuori una teglia di lasagne abbondante, così se Mauro torna affamato ce n'è in abbondanza. Siamo in 4, 3, considerando che Nicole le lasagne con il ragù non le mangia, e ho tirato fuori una teglia da 6 porzioni di lasagne. E non sono neanche tanto convinta che ne avanzeranno, perché se io e Mauro ci impegniamo con le bocche che abbiamo riusciamo a farla fuori. Quindi per stasera la cena è pronta, anche se io arrivo in ritardo, magari dipende quanto ci mettiamo a concludere la riunione. Se è una cosa abbastanza rapida riesco anche a metterla in forno io. Nel caso ritardo chiamo Mauro e le faccio infornare a lui, tanto non c'è niente di particolarmente complicato da fare. Sta iniziando a venirmi mal di testa. Pessima, pessima cosa. Ogni volta quando io ho delle giornate particolarmente di corsa mi viene mal di testa. E non va bene perché non è neanche a metà questa giornata, non va assolutamente bene. E siamo sull'ora di pranzo e già mi sta venendo un cerchio alla testa allucinante. Devo arrivare a fine giornata. Ops, sbagliato. Ciao nonna. Ma si può? Ah, i toast, non mi ricordavo. Tostini. Ah, ma si può? Ho detto, ah, che strano, oggi sono in ritardo, in anticipo. Giusto, diciamo. Ah, no, in anticipo addirittura, erano le 11:30, ero già sotto casa. Invece sono dovuta tornare indietro perché non trovavo il telefono. L'avevo lasciato sul tavolino, quello di fianco al divano. E neanche lo trovavo perché il tavolino è nero, il telefono è nero. E giravo in giro e non lo trovavo, invece era lì. Dai, cava spugna, mette sadre, mangia, calettati. Tutto a posto? Ma la pasta per chi è, scusa? Te. E i toast? Ecco, per te, per Mizza, me. Che, quanti, che botta di carboidrati, pasta asciutta e toast. Non la vuoi? No, sì, diciamo sì, non... sì, però è tanta quella lì piuttosto. No, fai, facciamo... la carta avanza, la mangiamo metà per uno. Facciamo metà per uno, te non la mangi no, adesso? Mangiata, ah! Sì. Mappate, che se no tiri sulla pasta. Siamo tornate dalla spedizione da IKEA. Adesso sto andando dalla Stefi, che ha portato i pasticcini per il compleanno. E Nicole e Sofia sono già qua. Spero mi abbiano lasciato almeno un pasticcino da assaggiare. E poi scappiamo subito a casa perché io devo andare alla riunione. Cambia colore? Giallo. Tanto continuo a dire giallo. È vero, papà, lei ha solo carte gialle. No, mettila, fidati. L'ho vista.
Tocca a Sofia. Sofia? Monelli. No, non si può, è giallo. Sofia? O divieto. Cosa è successo? No, 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 no. Sì, devo pescare. No, questa. Metti quella, sì. No, dai. È blu, divieto. Guarda, quindi... papà è imparziale, come la Svizzera. Tocca, tocca, tocca alla mamma. Tocca a me. Sei. Basta, ognuno ha le sue sette carte. Prima io. 3, 4, 5, 6. Che sono più piccole. 1, 2, 3, 4, 5. Io ne ho 7. Piace vincere facile, due, eh? Ponci, ponci. Coble 4, 5 e 6. 6 e 7. Ok, siamo okay. Pronti. Prima io. Dai. Tanto proprio più vecchio, quindi Sofia. Nicole, Ariane. Ah, facciamo un giro al contrario? Sì. Aspetta, le carte le mettiamo qui che ci arrivano tutti. No, qua. Io le ho prese due carte, devo prenderne un altro. Per... Sofia, due carte. Me le fate vedere. Io l'ho fatta vedere veloce, neanche se le ricordo. Non l'ho neanche vista. Ha vinto Sofia. No, non ho vinto io. Ah, ce l'avrà. Devi dire uno. Uno. Papà, non bisogna suggerire. Passa. Alice. Alice, Corino e Merlin. Uno. Carta. La sua è blu. Basta, mettila via. Tocca a Nicole. Cosa metto via? Tienila da parte. Allora metto. Tieni. Sofia, hai messo la tua vestaglia porta fortuna? Eh? Passo. Sofia, Sofì, tocca a te. Cambia colore? Ero convinta che era una! Verde. Ma strano. Tocca a me. No, rosso. Blu no. Io farei un giallo. No. No, giallo. Guarda, visto che papi l'ha chiamato, glielo metto io un giallo. Giallo! No, tocca a papà. Sofia sta ferma un giro. Ecco. Mamma. Un bello gatto verde, cacconi. Cambio colore. Verde. Viva il verde per papà. Mamma, è bloccato me? Sì. Appunto, viva il verde per papà. Per passo. Viva, viva il verde per la puzza! Fai ridere le puzze, le carte. Sì, queste parole qua sono proprio spiritose. E le puzze di più due Sofia. A papà. Più due e verde anche. Mamma, papà, ma sto giocando a scala 40. Passo, 14 carte. Quante ne hai? Più due, Nicole. No, lui sta facendo un altro gioco, Nick. Noi giochiamo a uno. E lui sta facendo un'altra cosa. Mamma, tocca a te. Il perdito. Ma il più 2 è mio, sì. Monella. No, il più 2 è mio. Di Nicole, e tu passata. Devi dire passa, però. No, non gioco. Posso. Non passo. Dai, allora. Scusa. Vai, mamma. Uno. No. Più uno. Sofia, non hai detto uno, prendi più due carte. Sì, che l'ho detto uno prima. Gioca. Una cacca! Devi dire un'acca! Sofia vince... Più due papà! Dai che fai scala! Ha vinto la Sofia? No. Davvero? Sofia cambia colore! Sofì! Ti prego! E il colore? Questo dimostra color che papà marrone è... cacca! Questo preferito dimostra della Sofia. Che papà è un loser! Yeah! Evviva! Papi loser! Papi loser! Papi attenzione! Papi loser! Che la porta in trionfo! Allora,